Michele Barini, paviere, il cognome faccio paviere, cameriere, professionista, diplomato dell'Istituto del Rievo di Villa Santa Maria, cameriere professionista. Ho cominciato la mia avventura come professionista all'interno del famosissimo ristorante Laghi e Monti de Bomba. La situazione è un po' più complicata. Avete male. Mi sono licenziato, volgare, troppo volgare. Per l'amore di Dio. Via, sono fatte le valigie, una grande professionalità come quella di Budè, ma lì qua. Mia madre e mia sorella sono a Parigi, i migranti. Sì, papà sarà morto, c'è un bel pezzo, mamma fa dire donna lavanderia, sono mi studiavo, ah io ricordo che non potevo studiare. Era chiarissimo che non potevo studiare, perché io avevo una vocazione, una missione, la porca mia, tutte le cose che c'erano, fa quando dell'uscire, compa qualcuno della classe, non è questione che c'è una vocazione, che quello che devi fare, devi fare, e di quello che sono fatto, sono andato a Parigi, come sono arrivato a Parigi, diploma, cameriere, professionista. Diplomato al prestigioso istituto del Rievo di Villa Santa Maria, nella sacca cazzo, mi sono vestito per te fuori, via, sono scinteso di taccare via lì, oh, Parigi è un po' bello, c'è dica, va a fare cammini, dici, sono vita a trovare, risito vai, mo, sono vita, come ne vai bello, sotto alla metro, a più volte la chapelle, no? Ci sta la metro della chapelle, sotto la pulle papa della chapelle, che è l'occhio pulle papa. A un certo punto ci sta la fermata della sciappella, non so. Allora sono trovate sotto, no? Come sono trovate sotto ci stava un sacco di gente che va, cammini, dice, a un certo punto sono visto che ci stava una porta socchiusa, una porta grigio metalleggiata socchiusa. Che ci sta a fare una porta socchiusa? Sotto al metro di parlare. Sono pensato, vedi che pensi quando ti cazzo la faccia. Parla bene perché mi sono avvicinato anche la porta, sono fatto finta di niente, la porta non so più, se andate qua, papà, ma che trovo dentro la sgabuzzina scura, ma proprio scura. Come mi si abitua l'occhio? Ci stava una scalinata e sopra questa scalinata ci stava una marea di tuba. Tuba tutte le vite, non tuba niente, tanto la ciocca di tanto. E tutti che tubi, come si accorge che sono da lì, si è messa agitata con il mio gruppo, e lui mi ha fatto un patente lì, sono andato là a posto, e le sono uccise in faccia al muro. Come le sono uccise in faccia al muro, mi si è affacciata una cosa dentro alla goccia. A dire la verità, ho detto allo cuore. Sono pensate, io devo uccidere tutti quei. Sono uscito fuori dalla metà. Sono uscito dal primo negozio delle cacce e feste. Sono cantato che per fuori proprio in cadenza. No, fucile aria compressa che tanto le palline, nessuno mi ha visto, sono lì sotto la metro, nessuno mi vede, ando su, guarda, ma mi trovo dentro lo sgabuzzino, mi sa che vedo l'occhio, caro, devo fucile pallina, E quello pomeriggio mi sono fermato a scendere tu, solo quando mi facevo male la spalla. Tu, una carne piccina, e una carne piccina, ma chi gli spariva delle tu? Io era un cazzo, si può fare, ma mi sa pendere contro come le carne, poi ero tu. Gli spari a una, era una cosa incredibile, a un certo punto, no? Oh, sul più bello, però, spari, si ferma l'occhio in faccia a troppo. Che aveva un occhio diverso. Aveva un occhio molto particolare, aveva un occhio, come ti posso dire, che brillava. Era una pena.